Rinnovato saluto dalla nostra redazione, dunque svolta nelle indagini sulla morte dell'agrigentina Antonella Alfano. Ieri pomeriggio il convivente della 34enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Salvatore Rotolo, carabiniere presso il comando provinciale di Agrigento, è stato trasferito nel carcere di Contrada Petrusa. Avrebbe simulato un incidente stradale per coprire l'uccisione della sua convivente, che avrebbe strangolato al culmine di una lite. Quanto contesta la procura di Agrigento a Salvatore Rotolo, carabiniere di 38 anni, arrestato nel pomeriggio di ieri, accusato di aver ucciso la convivente Antonella Alfano, di 34 anni. La donna venne trovata il 5 febbraio scorso senza vita nella sua auto carbonizzata, volata giù per la scarpata di via Papa Luciani ad Agrigento. Le fiamme che avevano avvolto la sua Fiat 600, precipitata senza un apparente motivo, erano parse sin da subito sospette, così come la presenza sul posto dello stesso Rotolo nei minuti successivi al presunto incidente mortale. Per queste ragioni la procura di Agrigento indagò Rotolo inizialmente per omissione di soccorso, ma in silenzio ha fatto svolgere altri accertamenti. La svolta è arrivata dagli esami medico-legali, accertamenti articolati e complessi, dai quali è emersa la prima sorpresa. La vittima aveva una castagna intatta conficcata nella gola. La seconda è che quando l'auto è stata divorata dalle fiamme, Antonella Alfano era già morta, quindi il rogo, sviluppatosi in modo uniforme ed innescato da una miscela di gasolio e benzina, sarebbe stato provocato e non accidentale. Per i periti, inoltre, il sedile del lato guida dove sedeva la giovane, alta 1,60 m, era sistemato in modo tale che la ragazza non avrebbe potuto toccare i pedali. Quindi qualcuno l'avrebbe distesa quando era già morta in quella posizione. Infine, il serbatoio dell'utilitaria, nonostante l'impatto contro un albero, era rimasto intatto. Secondo l'accusa, quindi il presunto assassino avrebbe voluto inscenare una morte per soffocamento avvenuta prima dell'incidente. Per far tutto ciò, Rotolo si sarebbe servito anche di un complice al momento sconosciuto. Nei confronti dell'indagato, il procuratore capo Renato Di Natale, l'aggiunto Ignazio Fonzo ed il sostituto Giacomo Forte hanno ipotizzato i reati di omicidio, incendio, distruzione di cadavere e false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. Una tesi che è stata accolta parzialmente dal GIP, che ha emesso un'ordinanza per omicidio preterintenzionale. Il carabiniere avrebbe ucciso la sua convivente al culmine di una lite, ma senza averne l'intenzione. Una vicenda particolarmente triste, che è stata condotta comunque al pieno delle capacità investigative sia della squadra mobile sia dei carabinieri che hanno collaborato dal primo momento in queste indagini, e poi per un fatto di correttezza hanno voluto che proseguisse la squadra mobile per dare massima obiettività a tutto, ma sicuramente non ce n'era bisogno. Anche voi siete rimasti delusi in un certo qual modo dalla risposta del GIP sull'omicidio preterintenzionale oppure procedete ugualmente? Beh, queste sono valutazioni che a noi non competono sicuramente. Noi facciamo le attività di indagine, poi sarà l'autorità giudiziaria a fare le ulteriori valutazioni. Si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi di Catania un licatese di 32 anni coinvolto in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul suo scooter a percorrere la via De Mauro a Licata e, in procinto di effettuare una curva, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro il muro perimetrale di uno stabile in via Panepinto. L'uomo è stato trasportato urgentemente all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo, ma a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni ne è stato disposto il trasferimento a Catania. Gli agenti della sezione volanti del commissariato di Licata hanno avviato le indagini. Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Agrigento, stavolta a farne le spese è stato un operaio di Canicattì mentre lavorava a Licata in un contesto ancora poco chiaro. L'uomo, 53 anni, è stato ricoverato nell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo, dove è stato sottoposto ad un intervento alle falangi di una mano. Al ferito è stato amputato un pollice. Indagini sono state avviate anche dall'ispettorato del lavoro. Dureranno oltre 20 giorni le operazioni di recupero degli oltre 1.300 ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovati in Contrada Piana Bugiades a Licata. A far brillare i residuati sarà il quarto nucleo guastatori dei Vigili del Fuoco, che sarà dai prossimi giorni a Licata. Oltre 1.300 residuati bellici sono stati trovati nelle scorse settimane nel territorio licatese, in Contrada Piano Bugiades. Da lunedì, assessore, al via le operazioni preliminari che anticiperanno appunto poi l'azione degli artificieri con questi ordigni che verranno fatti brillare.
Sì, le iniziative preliminari già sono state avviate da tempo su anche input a disposizione da parte della prefettura, nonché da una ordinanza sindacale che prevede che già da lunedì mattina la popolazione ricadente nell'area della Danger Zone, ossia penale ritrovamento di ordigni bellici risalenti presumibilmente alla Seconda Guerra Mondiale, riconosco quella zona. Quindi attraverso gli organi di informazione e la stampa desidero informare i miei concittadini che risiedono in quella zona di un po' dare purtroppo la loro disponibilità a facilitare il compito degli organi di polizia e in particolare della polizia locale, nonché delle altre forze di polizia presenti nel territorio, per evacuare quantomeno per un paio di ore nell'ambito della mattinata, esattamente ci sarà nell'ambito della mattinata da giorno 20, da lunedì 20 fino all'8 di luglio, tutta questa zona. Giorno per giorno, in relazione anche alle comunicazioni fornite attraverso manifesti, attraverso volantini, attraverso dépliant che verranno allocati nelle vicinanze o nei pressi dei fabbricati di quella zona, verrà data, i nostri concittadini saranno invitati purtroppo a lasciare le loro abitazioni nonché i luoghi di lavoro, siano essi magazzini, capannoni o anche attività di qualsiasi tipo, artigianali e lavorative in campagna, di stare lontani da quella zona di pericolo. Rientreranno non appena verrà dato il segnale di rientro, dopo circa un paio d'ore, in maniera tale che quotidianamente si può, tale da permettere agli artificieri di prelevare quegli ordigni, trasferirli nella zona dove verranno fatti scoppiare e brillare, e poi lo stesso avverrà nei giorni successivi fino al giorno 8. Giuseppe Bisogno è il nuovo questore di Agrigento, prende il posto di Girolamo Di Fazio, promosso a primo dirigente della Polizia di Stato e trasferito al Viminale. Bisogno proviene da Napoli, dove ricopriva la carica di vicario della questura partenopea, giunto dalla questura di Sassari nell'agosto del 2009, dove ha ricoperto lo stesso incarico, pianificando i vari servizi per il vertice G8, poi realizzato all'Aquila. Bisogno ha ricoperto incarichi di particolare rilevanza, come quello di dirigente della Digos e successivamente di vicequestore vicario presso la questura di Benevento per circa 3 anni. Diversi e vari sono stati gli incarichi assunti dal nuovo questore di Agrigento, maturando esperienza alla polizia stradale e ai reparti mobili. E grazie all'intervento della polizia penitenziaria ieri sera nel carcere di Contrada Petrusa ad Agrigento è stato sventato un tentativo di suicidio posto in essere da un detenuto. Il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria esprime grande compiacimento per il personale intervenuto, per la compostezza e la lodevole gestione della situazione nonostante l'esigua presenza di agenti in servizio nel caso specifico in quella turnazione serale. La commissione prefettizia che amministra il comune di Castrofilippo dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose ha bloccato i 4 cantieri di lavoro finanziati dalla regione che erano stati aperti ad aprile e che davano occupazione a 60 disoccupati. Il fermo dei cantieri sarebbe riconducibile a problemi legati alla fornitura del materiale, cemento, sabbia, mattonelle per la pavimentazione delle strade e altre attrezzature. La gara è stata vinta nello scorso mese di marzo dalla ditta di proprietà di Antonio Laimo, fratello di Angelo Laimo, 54 anni, recentemente condannato a 8 anni di reclusione con il rito abbreviato nel corso del processo Femini scaturito dall'omonima inchiesta antimafia che nel settembre del 2010 aveva portato in carcere 5 persone di Castrofilippo, tra le quali l'ex sindaco Salvatore Ippolito. E i giudici della sezione penale della Corte d'Appello di Palermo hanno confermato la sentenza di assoluzione emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Ezio Damizia nei confronti dell'anestesista Rosa Costa in servizio all'ospedale di Agrigento. La professionista era rimasta coinvolta nell'inchiesta scattata subito dopo la morte del favarese pensionato Libertino Sorci, avvenuta nel 2002 dopo un intervento chirurgico effettuato nel nosocomio agrigentino. Per questi stessi fatti, 2 chirurghi sono stati condannati.
Conclusa l'indagine della Procura di Palermo per individuare le responsabilità sulla mancata stesura del piano di risanamento della qualità dell'aria in Sicilia, con la conseguente omissione delle procedure di tutela e salvaguardia della salute dei cittadini. Un avviso di conclusione delle indagini per omissioni in atti d'ufficio infatti è stato notificato dai PM di Palermo al Presidente della Regione Raffaele Lombardo, all'ex governatore Salvatore Cuffaro e ai 7 assessori all'ambiente che si sono succeduti tra il 2003 e il 2010. I politici sono accusati di non aver adottato le misure imposte dalla legge per limitare l'inquinamento atmosferico, nonostante fossero a conoscenza dei dati delle centraline di rilevamento. Il Consiglio dei Ministri ha nominato, su proposta del Ministro dell'Interno Roberto Maroni, il prefetto Giuseppe Caruso, direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati alla Criminalità Organizzata. Contestualmente, il predecessore di Caruso, Mario Morcone, è stato incaricato di riorganizzare l'esercizio delle funzioni dirette delle prefetture. E l'Italia porterà in sede europea la richiesta di far diventare Lampedusa zona franca, lo ha annunciato il Premier Silvio Berlusconi al termine del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo ha anche parlato di un provvedimento che stanzia 26 milioni di euro di aiuti alle pelagie, che è stato approvato. Intanto il Premier ha annunciato che il 28 giugno firmerà il rogito per la casa individuata a Lampedusa, è stata sdemanializzata, la potrà così acquistare, ma da quella data non potrà firmare ordinanze di protezione civile per l'isola a causa di un conflitto di interesse. Dal 27 giugno il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo valuterà ipotesi di un potenziamento dell'attività del governo anche attraverso un rafforzamento della squadra degli assessori. Le decisioni, con tutto il rispetto, ha puntualizzato però il governatore, le assumo io. Una parte del Partito Democratico intanto preme per una giunta politica. Sulle possibili voci di elezioni anticipate Lombardo ha chiarito che ci sono tutte le condizioni perché questa legislatura si completi alla sua scadenza naturale, che è il 2013, certamente se io mi dimettessi a stare in patti perché si voti anticipatamente. Emanati dall'assessorato regionale al territorio e ambiente, altri 3 decreti riguardanti la linea di intervento del FESR 2007-2013, interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico per prioritari nelle 465.000 euro, il consolidamento della zona est del Monte Lupo a Montallegro. Dopo la nomina di un consulente alla provincia regionale di Agrigento, dura presa di posizione della funzione pubblica della CGIL agrigentina. Con queste scelte politiche di nominare consulenti, i quali costi gravano sulla spesa del personale, diventerà una chimera la tanto attesa stabilizzazione dei precari. Ad affermarlo è Alfonso Buscemi, segretario provinciale della funzione pubblica della CGIL. Come si ricorderà, continua il sindacalista, Dorsi aveva dato per cosa fatta nel gennaio del 2010 la stabilizzazione dei 114 precari. Invece il decreto legge 78 del 31 maggio del 2010 non ha consentito alla provincia di procedere con la stabilizzazione perché l'ente ha sforato la percentuale del 40% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Il presidente più volte ha tranquillizzato i lavoratori che farà di tutto per dare risposte positive, ma i fatti ci dicono che dal suo insediamento i lavoratori hanno preso una parte importante del loro stipendio e non vedono la luce che porta alla tanto agognata stabilizzazione. Buscemi invita pertanto l'amministrazione provinciale a redigere un piano di rientro della spesa del personale per arrivare all'obiettivo finale. Dopo la sua nascita ufficiale a inizio giugno, il movimento delle forchette rotte approda anche ad Agrigento. L'iniziativa di protesta popolare è caratterizzata dall'invio ai centri di potere di lettere anonime contenenti appunto una forchetta di plastica rotta e un messaggio: con il nostro futuro non ci mangia più nessuno. La protesta parte da lontano ed è ispirata agli indignados spagnoli, ma in Sicilia ha assunto una vita propria e una propria caratterizzazione. Decine di buste contenenti l'immancabile forchetta spezzata sono state inviate ai vertici di Confindustria Agrigento, al presidente della provincia, a quello del consorzio universitario e dell'azienda sanitaria provinciale, ai sindacati, ai parlamentari regionali e nazionali e ai sindaci dei principali comuni della provincia. Lo stesso è stato già fatto in altri grossi centri siciliani. La prima manifestazione ufficiale degli indignati siciliani si terrà a Palermo il prossimo 25 giugno.
Prove tecniche di insediamento oggi nell'aula consiliare del comune di Canicattì per il sindaco rieletto Vincenzo Corbo, gli assessori e i consiglieri della lista Corbo. Ad applaudire la prima uscita dello schieramento maggioritario, familiari, elettori, dirigenti e impiegati comunali, al direttore generale dell'ente è stato notificato il verbale di ballottaggio. Entro 15 giorni così l'ufficio provvederà a convocare il nuovo consiglio comunale. Sindaco, l'aula consiliare prende nuova forma, garantita la maggioranza, un lavoro ancora più facile o più difficile? Allora, io prima di tutto, come dicevo già precedentemente nelle altre interviste, devo ringraziare tutto Canicattì per avermi dato di nuovo la fiducia per il secondo mandato, sia chi mi ha votato, sia per chi non mi ha votato. Io sono aperto anche a qualsiasi confronto con la cittadinanza di Canicattì, le porte del comune saranno aperte per tutti i canicattinesi, ma nonché anche per altre persone che vengono fuori dal territorio del comune di Canicattì. Quello che a me urge oggi è una cosa veramente fondamentale, importante, è quello che, avendo la maggioranza in consiglio, noi possiamo programmare e contribuire per far crescere ancora di più la comunità di Canicattì, anche perché noi abbiamo una potenzialità non indifferente, perché siamo uno forse dei pochi comuni ancora a essere in attivo a livello economico, lo dimostrano i conti, il bilancio del comune di Canicattì, a dimostrazione che qualcuno magari ha voluto fare evidenziare precedentemente con degli attacchi che magari non voglio io qua menzionare, però Canicattì è uno dei pochi comuni che ancora non è in anticipazione dei cassi. Noi saremo pronti anche a collaborare con la minoranza, perché è giusto che sia così, perché se ci sono anche delle collaborazioni esterne e fattive per la comunità, sono pronto a confrontarmi con chiunque affinché noi facciamo crescere, per evitare che ci possano essere delle difficoltà all'interno dell'ente. Però credo che, avendo la maggioranza, noi possiamo andare speditamente, però non saranno sottovalutate chi saranno gli altri consiglieri che siederanno sullo scranno importante del Consiglio Comunale, anche perché loro rappresentano anche la città di Canicattì e noi saremo collaborativi anche con loro. Tra poco sarà convocato il Consiglio Comunale, gli assessori si insedieranno, inizia l'amministrazione Corbo Bis, come si accinge ad affrontare questa esperienza? Beh, per me è la prima volta, non vengo, come molti hanno detto, dal mondo della politica, però sono attiva nel sociale, quindi conosco, non dico bene o benissimo, conosco i problemi della gente, quindi spero di essere innanzitutto all'altezza di questo compito che mi è stato affidato da sindaco, e con l'occasione colgo appunto questa occasione per ringraziarlo, e il mio miglior ringraziamento sarà appunto essere attiva ed essere e portare avanti questo compito in modo egregio, come hanno fatto gli assessori precedenti. Di cosa ha bisogno Canicattì in questo momento? Beh, un po' di cose, quindi cercheremo di attivarci per sistemare un po' quasi tutti i settori. Ancora non sono state stabilite le deleghe, credo di capire che le politiche sociali le andrebbero bene. Potrebbero andare, sì. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i cittadini e tutti gli elettori che con il loro contributo hanno consentito affinché la nostra lista e il sottoscritto ritornasse a ricoprire il ruolo di consiglio comunale. È stata una rielezione molto difficile, come lei ha detto. C'è sicuramente una grande responsabilità, perché avere la maggioranza in consiglio comunale con un sindaco che è dalla nostra parte, quindi riferimento anche politico dalla nostra parte, per il futuro, per i prossimi 5 anni non avremo alibi. Quindi sentiamo addosso tutta la nostra responsabilità, gli occhi puntati addosso alla nostra città, che sicuramente aspetta le risposte, e noi faremo ogni cosa affinché le risposte arrivino in questa città. Dopo il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo erano stati intervistati Cecilia Acquistone, assessore comunale, Giovanni Giardina, neoconsigliere comunale, consigliere comunale rieletto. Andiamo avanti. Dopo la nota della Dedalo Ambiente, la quale comunica di aver pagato lo stipendio di maggio agli operatori ecologici, CGL, CISL e UIL hanno revocato lo sciopero programmato in tutto l'ambito territoriale ottimale AG3 per le giornate del 20 e 21 giugno. I sindacati apprezzano lo sforzo dell'azienda e auspicano il ristabilirsi delle normali condizioni di liquidare le spettanze stipendiali e le scadenze contrattuali di ogni mese a venire, per evitare problemi igienico-sanitari con gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini. Chiedono
chiedono di adoperarsi affinché venga risolta l'avvertenza della corresponsione del premio di produttività del 2010 ai dipendenti della società. I sindacati giudicano poi la situazione comunque grave e nell'esprimere preoccupazione per i disagi che i lavoratori potranno subire mantengono lo stato di agitazione dei lavoratori. Intanto è ripresa la raccolta dei rifiuti dai cassonetti, ma stanotte a Licata alcuni contenitori sono stati incendiati, episodi che si ripetono puntualmente ad ogni crisi e sui quali i carabinieri hanno aperto un fascicolo di indagine. Rimarrà l'opposizione, lasciando però aperta la porta della collaborazione costruttiva nei confronti dell'amministrazione comunale. Il neoconsigliere Gioacchino Asti, eletto nella lista dei meridionali, fissa le linee della sua prima esperienza politica attiva in attesa dell'insediamento ufficiale del nuovo consiglio comunale di Canicattì. Nel prossimo Consiglio Comunale di Canicattì, nel nuovo Consiglio Comunale di Canicattì, ci sarà la presenza dei meridionali, della lista dei meridionali che fa capo all'onorevole Roberto Di Mauro, e lei in particolar modo, che è stato il più votato, sarà il consigliere espressione appunto di questo movimento. Sì, devo dire che è stato davvero un motivo di gioia e di profondo orgoglio aver ottenuto un così largo e consistente riconoscimento elettorale. Sì, come dicevi bene prima tu, l'unico consigliere eletto nella lista dei meridionali per Canicattì risponde alla mia persona, e a tal proposito voglio ringraziare i tantissimi amici, concittadini che hanno voluto fortissimamente credere in me, dimostrandolo con questo largo consenso elettorale che mi attesta, come se non sbaglio, adesso in base a quelli che sono i conteggi ufficiali che si stanno completando ed espletando in comune, come il terzo candidato più votato in assoluto fra i membri del nuovo Consiglio Comunale. Questa non posso esimermi chiaramente nel ringraziare i tanti amici che mi hanno sostenuto dal non riconoscere con particolare affetto e con un grazie davvero, davvero caloroso i membri di due associazioni delle quali mi onoro di fare parte, che sono Sicilia Futur Lab e UDCM, Unione dei Canicattinesi Moderati, che già da circa un anno hanno voluto fortissimamente credere in questo progetto sociale, politico e culturale, e hanno voluto proprio espressamente che la mia persona ci mettesse, come ho già detto nel periodo di campagna elettorale, la faccia a rappresentare questo gruppo di amici, e nel tentativo di portare avanti presso gli organi di competenza e le istituzioni comunali e non solo quelli che sono gli obiettivi che ci prefiggiamo, sia quello di concretamente realizzare delle attività atte a migliorare le condizioni di vita della nostra città. La lista era in campagna elettorale, comunque nel corso del primo e del secondo turno, vicina al candidato poi sconfitto Gaetano Cani, quindi vi ponete in una posizione di opposizione al momento all'attuale amministrazione comunale. Sì, la nostra lista da sempre, sin dal primo turno delle amministrative, sostenuto l'amico Gaetano Cani, al quale peraltro rivolgo un caloroso e affettuoso saluto e ringraziamento, a prescindere di quello che è stato poi l'esito del ballottaggio, per la passione, l'amicizia e la vicinanza che ha dimostrato a tutti noi, a titolo non solo personale ma anche politico, in questa bella esperienza amministrativa. E chiaramente proprio questa nostra collocazione politica acquisita già in primo turno verrà mantenuta in seno al Consiglio Comunale. Ovviamente questo non vorrà dire che faremo le barricate. A tal proposito voglio comunque così testimoniare il mio più personale e sincero in bocca al lupo al riconfermato sindaco, all'amico Vincenzo Corbo, confermando il fatto che il sottoscritto in Consiglio Comunale farà di tutto affinché si possa creare uno spirito costruttivo di collaborazione e con finalità prettamente propositive nella individuazione e allo stesso tempo nel possibile raggiungimento di soluzioni congiunte per risolvere i tanti e annosi problemi che purtroppo oggi la nostra Canicattì vive. Un pacchetto per buyers nazionali interessati al turismo congressuale è quanto presenterà nei prossimi giorni la provincia regionale di Agrigento per destagionalizzare un settore economico che stenta ad operare al di là dell'estate. Di questo si è parlato oggi nel corso di una conferenza stampa. Quale piano ha pronto la provincia per destagionalizzare il turismo? Ma considerato che il turismo per la provincia di Agrigento è sicuramente uno dei volani per lo sviluppo,
comunque per cercare in qualche modo di creare iniziative imprenditoriali e occupazionali. Abbiamo pensato, insieme al Presidente Dorsi, di puntare sul turismo congressuale. Riteniamo che il turismo congressuale sia uno di quegli elementi che possa dare alla nostra provincia, dove possiamo dire che l'estate è tutto l'anno, dove appunto un clima particolare, nel momento appunto di bassa stagione, grandi flussi turistici. Abbiamo organizzato un workshop con 15 operatori del turismo congressuale, fra i più importanti operatori nazionali, e quindi in questa occasione dal 2 al 5 luglio presenteremo la nostra provincia di Agrigento con tutto quello che può offrire sia dal punto di vista artistico, culturale, archeologico, storico, paesaggistico, enogastronomico, ma anche e soprattutto come possibilità appunto di organizzare congressi, convegni in bassa stagione, sia per grandi gruppi, quindi congressi che utilizzano il Pala Congressi di Agrigento, sia anche congressi e convegni che possono essere delocalizzati in altre località della nostra provincia, che offrono sicuramente grandi possibilità e grandi attrattive. Oltre al Pala Congressi, quindi, ci sono altre strutture da rilanciare? Sì, ci sarà l'incontro appunto di questi 15 buyers di caratura nazionale con tutti gli operatori del settore che vanno sia dal punto di vista della ricettività alberghiera, quindi tutti gli alberghi che hanno per esempio delle strutture ricettive e che hanno delle strutture congressistiche o comunque delle sale convegno, sala congressi, o comunque anche in posti dove manca nell'albergo la sala, ma che ci sono locali adatti per organizzare convegni, e chiaramente potranno presentare le loro proposte a questi buyer che visiteranno l'intera provincia e si renderanno conto di che cosa offre la provincia d'Agrigento, sia per quanto riguarda l'aspetto congressuale, sia per quanto riguarda in bassa stagione anche la parte ludica e di attrattiva culturale, storica e artistica. Per la stagione estiva che si è aperta, cosa prevede per la provincia di Agrigento a parte il dramma di Lampedusa? Ma la provincia intanto ha avviato una campagna promozionale per quanto riguarda appunto la attrattive. Poi si sta mettendo in campo un programma estivo con quelle che sono le esigue risorse di cui dispone la provincia, e quindi saremo presenti in tutti i comuni con piccole iniziative sponsorizzate dalla provincia in tutti i comuni della provincia di Agrigento, specialmente nei comuni a grande attrattiva turistica balneare, quindi attrattiva estiva, e poi nello stesso tempo c'è un grosso progetto, 1.300.000 euro di fondi comunitari per rilanciare e aumentare i flussi turistici della provincia, che lo presenteremo poi al momento opportuno. E dopo aver ascoltato l'assessore provinciale Angelo Biondi, una buona notizia in questo senso per Agrigento, per la classifica delle 20 città che hanno registrato l'incremento maggiore nelle ricerche rispetto a maggio 2010 sul sito italiano di hotels.com, il capoluogo occupa il secondo posto assoluto e il primo tra le località siciliane. In testa alla classifica si trova Arezzo con un aumento del 482% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Al secondo posto le bellezze di Agrigento con un aumento nelle ricerche a maggio del 468%. Alla Sicilia va anche il terzo gradino del podio. Lo splendido mare di Cefalù ha infatti visto aumentare le ricerche sul sito del 464%. Anche il quarto e il quinto posto della classifica delle città con l'aumento maggiore nelle ricerche a maggio su hotels.com sono occupati da città siciliane, Giardini Naxos e San Vito Lo Capo. Pomeriggio dantesco, ieri alla biblioteca di Ravanusa Salvatore Abruscato, dopo averlo fatto a Palermo, ha illustrato il Cantico del Purgatorio intramezzando declamazioni dei canti da parte di alcuni attori. L'intervista. Un luogo intermedio come il Purgatorio, come quanto può attrarre un notaio come lei? Beh, io amo tutta la poesia di Dante, quindi conosco la Divina Commedia, e il Purgatorio mi ha molto affascinato per tutto quello che contiene, per tutti gli insegnamenti che può dare, soprattutto per i valori morali e sociali che suscita e che addita al lettore. Qual è il canto che più la appassiona? Beh, io tutti i canti sono meravigliosi, tutti, dal primo fino all'ultimo. Io posso dire che la parte più simbolica e più scenografica di tutta la Divina Commedia è il paradiso terrestre, che si trova sulla sommità del Purgatorio e che occupa i canti che vanno dal 27° fino al 33°. Io vi invito a leggerlo perché è una cosa straordinaria, è come assistere a una sinfonia, alla nona sinfonia di Beethoven, dove ci sono tutti gli strumenti
impegnati, il coro, le voci, ed è una cosa splendida, veramente splendida. Cosa si aspetta da questa presentazione oggi a Ravanusa? Io la presentazione, intanto a me piace un po' animare culturalmente il paese, un po' svegliarlo da momenti di apatia, e mi aspetto gli incontri di diversi amici, quindi saremo assieme e assieme ascolteremo le riflessioni che io farò sul Purgatorio. La concezione della Divina Commedia come è cambiata dal liceale ad oggi, dal bruscato liceale ad oggi? Io il liceo non ci ha messo in condizione di conoscere bene la Divina Commedia, perché nelle scuole si fanno soltanto pochi canti dell'inferno, pochissimi canti del Purgatorio, 2 o 3 canti del Paradiso, e poi dipende dall'insegnante. Se uno non ha un insegnante bravo che riesce a stimolare e a suscitare entusiasmo e amore negli alunni, evidentemente uno è lontano. E io devo dire che la Divina Commedia l'ho conosciuta dopo la laurea. Durante la mia attività professionale io ho sentito il bisogno di leggere la Divina Commedia, e per quanto riguarda il Purgatorio, di cui mi occuperò questa sera, posso dire che l'ho letto più di una volta dall'inizio fino alla fine. Dante ha preso tanti personaggi del passato, sì. Ma quelli del presente qualcuno ce lo vede? Del presente Dante condanna le lotte, condanna gli assassini, condanna tutte le cose negative dell'umanità, quindi io vedo in Dante come il giudice supremo universale che condanna nell'umanità tutti quelli che si mettono contro i valori dell'amore, soprattutto verso gli altri, dell'amore verso Dio, e quelli che si mettono contro i loro stessi simili e non praticano il famoso detto religioso: ama il prossimo tuo come te stesso. Dante è il supremo giudice attuale anche oggi. Avviamoci verso le conclusioni con lo sport. Domani e dopodomani parte la prima edizione del Rally Circuito Concordia, gara in programma ad Agrigento sull'omonimo autodromo. Tra i protagonisti dell'evento sportivo ci sarà anche il pilota canicattinese Alfonso Di Benedetto, che prenderà il via con il numero 1 sulle portiere della sua Peugeot 207 Super 2000. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci alle prossime edizioni di TRC Notizie.